A Bergamo anche i giocatori del Parma squalificati, infortunati, Paci, Budan, Paponi. Mi ha fatto molto piacere anche agli altri ragazzi vederli qui con noi. Questo è il bello del calcio, non è bello invece vedere striscioni poco eleganti che restano lì per tutta la gara. Gara bella, vivace, con tiri da una parte e dall'altra. Il Parma scende in campo con la mentalità vincente. Nella prima parte della gara mette in difficoltà l'Atalanta. Poi la squadra di Colantuono esce dal torpore, ritrova la sua identità. Bel calcio, risultato giusto? Ma sì, alla fine sì, perché comunque Parma ci ha avuto le sue occasioni, noi abbiamo avuto le nostre. Probabilmente noi nel momento, diciamo, un po' topico dovevamo essere più bravi a chiuderla, perché abbiamo avuto le nostre occasioni per mettere, insomma, la pietra sopra la partita. Dura solo 35 minuti la gara di Zampagna, si fa male, tocca a Ventola e sua moglie sorride. Ma io guardi, io vengo allo stadio per lui, cioè io per me venire qui è perché c'è lui e io ogni volta un'emozione incredibile. L'ultima emozione quasi incredibile sul finire del primo tempo, la procura Rossi. Calderoni 100 presenze in maglia nero-azzurra, è sempre attento. Ventola dopo l'intervallo ha la faccia di chi è pronto a suggerire l'idea giusta. Ed è proprio così, Marino Defendi, 22 anni, ad agosto si regala il primo gol in A, grazie all'azione costruita da Doni e Ventola. Il Parma, che non vince in trasferta da quasi un anno, rischia di perdere una partita giocata bene. Non è cinico sotto porta, ma quanto a organizzazione e caparbietà, la formazione di Ranieri si fa apprezzare in Lombardia. Il pareggio lo realizza a pochi minuti dalla fine il senegalese Colì. Anche lui non aveva mai segnato in campionato. Quando pareggiamo una partita così siamo tutti contenti, però mi dispiace perché queste partite le potevamo vincere. Uno straniero è un ragazzo di Bergamo, Defendi, cresciuto nel fertile vivaio dell'Atalanta, hanno deciso una partita equilibrata. Dica la verità, forse non se l'aspettava più il gol del pareggio. E allora che ci sto a fare? Certo che me l'aspettavo. Ormai ci stiamo abituando, abbiamo un marchio di fabbrica questo. A Udine è successo lo stesso, con la Regina è successo lo stesso. Per cui ci credevo, finché l'arbitro non fischia. Ultimo della classe, ma è tutt'altro che un Parma cotto.